Grecia, lo Parlamento ha approvato a maggioranza lo piano di austerità. Lo problema della munnizia a Napoli, tra possibili soluzioni e sanzioni pecuniarie, lo ministro Fazio esclude pericoli di epidemie. Treno a forte velocità, dopo un presidio durato che ossai un mese, le forze dell'ordine levarono in mezzo all'attivisti del movimento Notav. Lampedusa, l'emergenza ammigrazione pare essere un piso per la stagione turistica dell'isola. Erici, lo sindaco proibisce la vendita di gadget che hanno per tema la mafia, le puteari protestano. Palermo, ennesimo cavaggio vittima delle corse clandestine. Benedica a tutti. Dopo lo sciopero generale e le proteste innalesciate con chiossai 300 cristiani feruti, stu mercoledì lo Parlamento greco ha approvato lo piano d'austerità, con 155 voti a favore e 138 contrari. Nelle prossime giorni ci potessero essere altre proteste. Continua l'emergenza munnizia a Napoli. Lo commissario dell'Unione Europea per l'Ambiente, Yanis Potocnik, ha minacciato sanzioni pecuniarie se l'Italia non avesse a trovare una soluzione adeguata e definitiva al problema. Stanno aumentando le case di patologie. Lo ministro della Salute, Ferruccio Fazio, invece, dichiara che non ci sono pericoli di epidemie. Ma la Federazione Italiana degli Medici s'attivò per monitorare la situazione sanitaria di Napoli e provincia. Ne ripieghiamo la Maddalena. Chiste le parole di Alberto Perino, portavoce del movimento NOTAV, dopo che le forze dell'ordine elevarono in mezzo lo presidio in Val di Susa. Ecco una sua dichiarazione. I 2000 agenti hanno occupato un'area che non era prevista nel cantiere. E questo tanto per ricordare l'illegalità da che parte è. E poi noi, come abbiamo fatto a Venaus, siamo sempre ben convinti che riusciremo a riprendere i nostri territori. Ci impiegheremo forse una settimana, forse tre mesi, non lo sappiamo. Noi non vendiamo mai la pelle dell'orso prima di averla presa, però siamo fermamente convinti che la Maddalena ce la riprendiamo. Per quanto riguarda Trenitalia, sono previste miglioramenti nello tratto Milano-Roma, che a cominciare dal 2015 si può percorrere in 2 ore e 20 minuti. Per questo ci fu una polemica del presidente dello Senato Renato Schifani che dichiarava: l'Italia è spartuta in due. Non potremmo consentire che nello nord potenziano ancora chiossai con la forte velocità la rete delle ferrovie, mentre le più veloci delle treni che vanno di Palermo a Catania ci sta 4 ore e mezza. E aggiungiamo un'oace della redazione che di Palermo a Saragusa ci si sta poco più picca di 7 ore. Lo sindaco di Erici, Giacomo Tranchida, con ordinanza proibisce la vendita di gadget cu tema la mafia. Secondo lo primo cittadino, sto genere di articoli offende proprio la città di Erici. Ma le puteari protestano per chi considerano sti souvenir articoli innocui. Allo contrario, pensano che dipingono come ridicoli a boss e a picciotti. Attualmente in tale isola c'è un calo delle presenze dello 50%, disse l'assessore allo turismo Gianni Sparma. Lo fatto è dovuto alla crisi economica globale e all'immigrazione degli clandestini che continuano a sbarcare periodicamente nell'isola. Nonostante tutto, Lampedusa resta sempre una delle mete turistiche più belle d'Italia. Pur stavolta ne fece le spese un cavaggio. L'ennesima corsa clandestina per le strade di Palermo si conchiurì tragicamente allo Foro Umberto I. La passata domenica all'Arba trovarono un mezzo lasciato all'armalo morto e già arrestato per chiossate 20 ore. Quando lo levarono l'agente della Polizia Municipale, ci dissero alle volontarie della Lega Italiana dei Diritti dell'Animale che le corse clandestine non esistono. Lo passato sabato, lo siciliano Giovanni Visconti vinceva per la terza volta lo campionato italiano di ciclismo di strada. La corsa si fece in Sicilia, a Aci Catina. Ma cari sanno, si ripete l'appuntamento con Notti Palatine, un evento storico-artistico ricco di iniziative musicali e culturali, organizzato dall'Assemblea Regionale Siciliana e della Fondazione Federico II. Dell'8 di sera a mezzanotte, di martedì a sabato, le cristiane possono ir a visitare Palazzo Reale e assistere agli spettacoli. Foro presentate alla gente l'Ore Stiadi, lo festival internazionale di Gibellina che arrivava alla 30ª edizione. Un mese di 10 spettacoli di musica, poesia, danza contemporanea e teatro sperimentale, di giovedì 7 a sabato 30 di giugnetto.